Carissimi amici di Facebook, un saluto a tutti. Questo video messaggio viene fatto in virtù di una nuova conquista che il nostro paese ha fatto. O meglio, la regione, tramite il comitato regionale del VIA, cioè quel comitato che valuta l'impatto ambientale per quanto riguarda il depuratore consortile, Sava Manduria, ha dato il via alla costruzione. È un grandissimo passo avanti, molto grande perché comincia a spianare un po', non dico del tutto, ma quasi, la risoluzione della nostra grandissima tematica, ovvero la mancanza della fogna pubblica. È un grandissimo passo, è un grandissimo successo questo ottenuto. Questo perché? Perché la Regione ha preso per riferimento i vari ricorsi fatti al TAR dai comuni vicini, Manduria, Maruggio e Vetrana, e guardando il risultato che hanno ottenuto questi comuni, in questa nuova disposizione ha cercato di risolvere tutti quei punti che sono stati sollevati dai comuni limitrofi. È un passo importante perché ora la parte spetta tutta alla politica. La politica deve creare un tavolo di concertazione, maggioranza e opposizione, con i comuni vicini, con i sindaci e con le forze politiche. Devono sedersi per forza a un tavolino e capire che il problema della fogna di Sava non è soltanto di Sava, è un problema che riguarda anche Manduria, che riguarda anche Avetrana e che riguarda anche Maruggio. Io credo che bisogna superare un po' questi egoismi di paese e guardare attentamente questa realtà. Al momento abbiamo 15 milioni di euro pronti per la costruzione del depuratore. I tempi tecnici sono un po' malandrini, ovvero entro il 30 giugno, se non parte la costruzione del depuratore consortile, questi soldi verranno decurtati e quindi la Regione impegnerà altrove questi soldi. Ecco perché è importante che la politica savese, maggioranza e opposizione, si attivi e crei immediatamente un tavolo di concertazione con i comuni vicini, ragionare, spiegare e cercare di dare una dritta a tutta la situazione. Torno sul successo di questo nuovo risultato, fortemente voluto con ostinazione dal Comitato Cittadino di Salute Pubblica. Un giornale l'altro giorno ha messo fuori un Dazebao in cui dà onore proprio a questo comitato che con caparbietà, superando tutti e tutti, contrastato da tutto e da tutti, è andato avanti verso la sua strada. E francamente questa strada è stata segnata. È l'inizio di un percorso. E sono convinto che con la collaborazione di tutti, forze politiche e anche di noi cittadini, la troveremo la dritta a questo problema che il nostro paese soffre da oltre diversi decenni. È un passo importante anche questo perché tra l'altro il 18 venerdì prossimo il Comitato ha indetto uno sciopero cittadino per portare ancora maggiormente sensibilità, cercare sensibilità e avere anche solidarietà dal Savese. È una pagina importante per la storia di questo Paese. Facciamone tesoro e sperando anche che le nuove generazioni capiscano che questo Paese merita molto, ma molto di più di quello che oggi gli viene dato. Un saluto e grazie.